Ciao a tutti, come capire se ti ama davvero? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. E ti ricordo gli appuntamenti di Torino, venerdì 31 gennaio 2020, ore 20:45, con il mio seminario dal titolo Fai volare l'autostima, riferimento 333 1511703. E l'appuntamento di Milano domenica 1 marzo 9:30-19, full immersion, seminario dal titolo Autostima e seduzione in amore nel lavoro, riferimento 333 1511703. Ti ricordo inoltre la possibilità di abbonarti al canale Massimo Taramasco per il tuo percorso di crescita personale con me. A livello base avrai delle lezioni mirate, a livello top avrai lezioni mirate più le registrazioni dei corsi che faccio in giro. Dal vivo e poi c'è la possibilità anche di abbonarsi sul canale Felicità Benessere, dove lì l'abbonamento è un sostegno al canale, è veramente un 0,99 al mese, è proprio una roba, ma per il progetto live, avere la chiave nelle chat, insomma un po' di benefici di questa natura, ma soprattutto un sostegno al canale. E il modo per farlo è molto semplice: in entrambi i casi bisogna andare sulla home page del canale, magari qualche volta col computer, se l'app del cellulare ancora non ha il tastino, e poi una volta che hai fatto questo, clicchi sul tasto abbona e ti segue le istruzioni. Bene, veniamo al tema: come capire se il tuo partner ti ama veramente? Intanto, ci sono alcune cose da tenere in considerazione. La prima considerazione è quella che non deve essere un amore a intermittenza, cioè l'amore prevede stabilità. L'amore a intermittenza, cioè oggi ti amo, domani no, oggi sono in un modo, domani sono un altro, a parte che indica tutta una serie di allarmi, diciamo così, beh, da tenere presente per magari l'instabilità emotiva del tuo partner, ma anche un campanello d'allarme per il fatto che non ti ama abbastanza, per il fatto che la storia è una storia traballante, c'è un po' di freddezza emotiva, c'è un po' di disinteresse emotivo e talvolta c'è un senso di magari di pesantezza quando entra e interagisce con te, quindi non è sicuramente, diciamo, non è sicuramente amore. Poi, un altro segnale che ti ama veramente è che ha piena fiducia in te. Quindi avere piena fiducia in te vuol dire che non manifesta segnali di gelosia. Devi tenere presente quest'altra cosa fondamentale: se una persona manifesta segnali di gelosia, significa che assolutamente non ti ama. Non ti ama perché la gelosia non è amore, la gelosia è soltanto possessività e la possessività si manifesta attraverso, diciamo, la gelosia, e non devi fare questo, non devi fare quell'altro, e che tra l'altro coercitivamente è un'azione coercitiva, diciamo, il geloso è coercitivo, il geloso è possessivo, il geloso non ti vuole, non ti dà fiducia fondamentalmente. Questo, quindi questa è una manifestazione di non amore, quindi questo va tenuto presente perché in questi casi si tratta o di dipendenza affettiva o sei in una storia basata sulla dipendenza affettiva o sei in una storia basata sull'attaccamento. Però ti renderai conto che questo tipo di relazione sicuramente non ti può appagare, è una relazione che sicuramente non ti darà piacere, ma anzi genererà ansia, genererà situazioni abbastanza negative. Un altro segnale importante per capire se una persona ti ama davvero, se una persona è davvero innamorata di te, se una persona è davvero coinvolta con te e se una persona vuole davvero portare avanti, diciamo così, un amore puro, limpido, è che ti accetta per come sei, non ti vuole cambiare, non vuole far sì che tu diventi un'altra persona. Dobbiamo tenere presente questo, che ci sono persone che, personaggi, diciamo così, che hanno poi l'esigenza di cambiarti, cioè non gli va bene, vogliono modellarti, diciamo così, a loro immagine e somiglianza. Ecco, questo è tutto meno che amore, non ha nulla a che vedere con l'amore, questo tipo di atteggiamento, non ha nulla a che vedere con